l'interpellanza al governo e cerca di bloccare questa decisione che ancora non è stata completata nell'iter di alienazione di beni molto importanti per la storia e per la città, anche per la vita della città, la vita sociale, il tempo libero, perché Isola di Poveglia è un luogo che è già vissuto. Certo, va recuperato, vanno restaurate tutte le parti edilizie, va rivalorizzato, ma non tolto all'utilizzo pubblico. E quindi l'Associazione Poveglia, che da anni insiste con progetti, ha partecipato anche adesso, ha manifestato il proprio interesse ad avere in concessione questo bene. Certo che dovrebbe essere aiutata l'associazione, non ostacolata dal comune prima di tutto, oltre che ovviamente lo Stato, ma certo che se il comune non se ne occupa è difficile che poi lo Stato, ma insomma noi ci stiamo provando. Poi Sant'Andrea, anche lì, è uno dei luoghi più significativi della storia di Venezia ed è stato proposto che lì, che è alla bocca di Porto, la porta d'acqua da cui entra il mare logicamente, no? Con il flusso e il deflusso ogni 6 ore, e ecco, quello è il luogo in cui tu puoi capire davvero la città, puoi anche capirne meglio le caratteristiche storiche, oltre a quelle fisiche, oltre addirittura al sistema ecologico, al sistema ambientale che caratterizza la laguna di Venezia. Infatti lì abbiamo proposto che si vada a collocare il museo della città d'acqua, che è un museo che manca nel sistema museale già. Peraltro, come noto, molto ricco. Poi abbiamo San Salvador. San Salvador è l'ex monastero. Ecco. Io lo conosco molto bene perché, essendo stata assessora alla cultura del Comune Venezia e anche presidente dell'Accademia di Venezia, conosco molto bene questo complesso che è composto da due chiostri, che è un ex monastero, contiguo alla bellissima chiesa San Salvador, a pochi passi dal Ponte di Rialto. Ecco, secondo me quello potrebbe avere una funzione, io ci avevo pensato anche quando ero presidente dell'Accademia, una funzione per i nuovi corsi che adesso si realizzano nella città, corsi di formazione post-universitaria, post alta formazione, perché come noto l'Accademia il conservatorio sono in realtà appartenenti all'alta formazione, che possono arricchire l'offerta anche formativa della città, nel momento in cui è diventata anche sede la nostra città della Fondazione Venezia Sostenibile, il cui presidente è l'ex ministro Brunetta. E poi abbiamo Nicopeia, forse meno importante dal punto di vista storico-architettonico, ma importantissimo perché è un luogo in una parte degli Alberoni dove potrebbe essere davvero lo spazio che manca assolutamente nella realtà lidense, soprattutto in quella parte, di aggregazione giovanile, anche di tutte le fasce di età, ma anche potrebbe essere un luogo di promozione, di occupazione, perché lì si svolge nel corso di tantissimi mesi ormai dell'anno solare un turismo veramente ecosostenibile, cicloturismo, e quindi potrebbe essere magari dato a delle cooperative, a una cooperativa di giovani con un progetto magari anche europeo, per la rivitalizzazione di quella parte dell'isola e per una offerta nell'ambito dell'industria turistica, però che sia ecosostenibile, che sia anche non il solito resort.